Il cantautore livornese Bobo Rondelli ha pubblicato a marzo un doppio CD, Bobo Rondelli canta Piero Ciampi, che contiene un disco con una performance live registrata al Nuovo Teatro delle Commedie a Livorno in occasione dei 35 anni dalla scomparsa proprio di Piero Ciampi e un disco con 19 tra le più belle composizioni originali proprio di Piero Ciampi. Un sentito omaggio ma anche una magnifica reinterpretazione di un uomo e un musicista che ha profondamente ispirato e segnato Bobo Rondelli, Piero Ciampi, livornese anche lui, cantautore maledetto e forse troppo spesso dimenticato. Leonardo Follieri ha per noi intervistato Bobo Rondelli. Era la dolce figlia di un uomo solitario, tra loro amore e il mare. Lui era un pescatore. Ma innanzitutto il disco è stato registrato, insomma, abbiamo suonato praticamente due musicisti più io, perciò ho scelto principalmente le canzoni che si prestavano bene anche a questo tipo di strumentazione. Ovviamente dove ci sono brani, dove magari anche forse anche più importanti Piero Ciampi, dove c'è la batteria, però. Ho evitato di registrare quelli e poi quelli diciamo che per certi aspetti sento di poter cantare in quanto narrano insomma della vita di Ciampi che alle volte somiglia alla mia e quella di altri, quindi col rischio anche di non finire il refrain perché viene da piangere se uno pensa anche alla sua storia personale, però allo stesso tempo la puoi cantare più, puoi starci più dentro, ecco. Mi rifiutai di credere che fossero lampare. Vabbè, Piero Ciampi racconta sempre Livorno nei suoi ricordi di uno che è partito giovane, prima è andato a Parigi, poi Milano, poi Roma e poi è rimasto a Roma, ecco, quindi in lui forse c'è proprio anche il ricordo più romantico di Livorno. Anche un po' in me, ma quando vivi in un posto un po' perdi questo vedere, i tuoi luoghi. È un po' come uno si sposa con una bella donna, gli altri la vedono bellissima, per te è tua moglie anche che rompe i coglioni. Di quando era tempo di amare io. Ma che minchiate che uno dice così tanto per dire ovviamente, però mi piace la parola sciamano in quanto vabbè se uno ti racconta proprio il suo viaggio amoroso con tutte le sue tragedie, perché alla fine poi se ci pensi per gli orientali vivere la passione è già un disastro, no? Quindi Ciampi in questo senso è un po' sciamano liberatore, nel senso che se uno ascolta Ciampi è anche una sorta di esorcista, uno che ti conforta quando poi più o meno penso tutti ci troviamo abbandonati, insomma, tutti poi alla fine moriamo anche soli, quindi Ciampi lo vedo come uno sciamano, un preparatore ai momenti dolorosi della vita. Lampare. A ritorno ero amaro. Il mio è solo riprendere delle canzoni che non conosciute, che sono molto belle, e anche per far sentire insomma ai giovani chi è stato Piero Ciampi. Forse Piero Ciampi è l'unico che ha cantato tutto se stesso, ecco, che non ha fatto tanti compromessi tra la sua vita, insomma, è come un romanzo vivente, se uno fa un romanzo, il suo corpo, la sua voce era il romanzo stesso. Praticamente lo definirei forse l'unico vero bluesman italiano, ecco, perché alla fine le tematiche di Ciampi sono dei gospel all'italiana, sono dei canti, delle preghiere se vogliamo, preghiere a un Gesù probabilmente agnostico, anche Gesù agnostico nelle canzoni di Piero Ciampi, però sono preghiere, quindi
voglio dire, nella musica nera, per esempio, ci sono tanti bluesmen sconosciuti. Ecco. In Italia, secondo me, il più forte è Piero Ciampi.